anche sicuramente poi la tanta attenzione qui intanto ai prossimi 100 metri. Con la tua stagione cosa chiedi ancora? Dove andrai a correre? Ma io adesso penso di andare in ex dopato, squalifica di 4 anni. Chi manca? Ecco, ma manca Mario So, forse l'impressione che fosse giusta questa partenza falsa. C'era quiete sia 3 per Justin Gatlin. A chi viene data? A chi viene data? Vediamo. Va a casa Ryan Bailey e si toglie un altro grosso personaggio. Bailey capace di scendere sotto i 10 secondi proprio recentissimamente. Sì, dovrebbe essere sua. L'anticipo non ci sono con questa strumentazione i tempi di reazione. Stavolta sì, ci siamo. Quindi corsie centrali 5 assente Mario Forsythe, 6 assente Ryan Bailey. Forse non completamente convinto, era stato lui a fare la smorfia quando c'era stato il secondo colpo di pistola. Quindi in 1 e 2 Fabio Cerutti, Ryan Mosley, poi già Marvin Anderson alla corsia 8 giamaicano, il più continuo Emanuele Di Gregorio, molto bene anche al campionato europeo per nazioni, molto bene anche a Bruxelles in una prova extra solo per europei, anzi solo per cittadini UE. Stavolta Cerutti. Stavolta Cerutti va a casa. Cerutti ha nella caratteristica 4, resta in gara Jesse Williams. Edward Malchenko è stato già capace di farlo, vediamo gli italiani. Filippo Campioli 2.18, meno convincente che Arieti. Cerutti, il torinese, niente da dire, ha anticipato, lo sa. Ci si prova a volte, ma una volta avevi la possibilità di riprovare. Qui no, qui non si raddoppia, si lascia. Siamo 3 corsie vuote su 8, una per rinuncia di Mario Forsythe, 2 per squalifica di Fabio Cerutti e di Ryan Bailey. Cresce anche il nervosismo, non, quel che non cresce è la temperatura, 20 gradi, 27% di umidità, e questo potrebbe andare ancora bene, ma questo ventaccio dà anche fastidio. Allora corsia 1 vuota, Fabio Cerutti squalificato, corsia 2 Ryan Mosley, origini di Barbados, austriaco per matrimonio, poi Justin Gatlin alla 3, americano, alla 4 Johan Blake, Giamaica il più forte, 5 e 6 sono vuote, poi 7 Emanuele Di Gregorio, 8 Marvin Anderson, Giamaica. Tutto regolare stavolta, 3 là, 2 qua, sembrano due batterie in una, Blake su Gatlin, terzo Di Gregorio, 10 e 0,5 e stavolta il vento è buono. È anche un risentimento, anche rallentato di qualcosa, più 0,9, 10,05, attenzione che va a pareggiare il record di Steve Mullings, l'anno scorso suo connazionale fece 10,05, vediamo che smorfia per lui perché si è fatto anche male, 10,05. Davvero bel risultato, vediamo se verrà confermato questo risultato. 0,9 il vento, quindi tutto regolare stavolta. Bel finale, vediamo il momento in cui comincia la smorfia di dolore. Addirittura si tocca la coscia, rallenta assai, che qui veniva fuori un tempo anche molto migliore. Allora Justin Blake a 10,06, non viene pareggiato il record del meeting, ma facendosi male. Justin Gatlin, campione olimpico di, e poi doppatissimo di Atene, 10.09. Emanuele Di Gregorio ancora assai più che discreto a 10.28. Bella gara, come bellissima invece è stata la gara di Marco Francesco, io aggiungo tutti i nomi di battesimo, Vistalli, atleta, adesso ti inviterò a guardare quella telecamerona là, che oggi la meriti davvero e non solo oggi. Marco Vistalli è stato citato, guarda, quello con la fra un po' la vedrò. Sì, sei stato citato dal, assieme a Marta Milani, tua compagna di società di estrazione, diciamo così, come dal presidente della federazione, ha detto se avessimo tutte Marta Milani e Marco Vistalli avremmo uno squadrone, perché al di là di quello che ottengono in campo, che nel tuo caso ma anche nel suo è stato moltissimo, tirano fuori veramente il massimo da loro stessi. Esatto, forse il nostro segreto è che non siamo stati, diciamo, forti fin da subito, per cui da allievi, da junior, così
a venire fuori alla distanza, esatto, come cui... e sviluppo fisico, tutte queste cose è meglio. Esatto, per cui adesso che ci ritroviamo in queste gare importanti sappiamo da dove siamo venuti e diamo più valore a queste gare. Ecco, è un momento triste per Johan Blake. Johan Blake è uno che tutte le volte che si presenta in gara conta, fa scattare il registratore di cassa. L'essere fermo in questo momento, tutta grigia, un premio gastronomico in questa zona anche di buona salumeria. Premio gastronomico, eccolo qui, Johan Blake. Davanti a lui c'è Emanuele Di Gregorio. The beast himself. No problem with the start. Tyson Gay got away well, so did Johan Blake. Blake's going away from this field at the moment. Following him is Tyson Gay, and Blake storming away, gets it. Gay in second place, and in third place, Nestor Carter, and it's 9.69. This man has moved on another gear. He's moved on another gear. It was an astonishing run. Projected all around. He was saying Bolt, Powell, Blake. This is feeling more like the Olympic finals. A lot of people possibly can't look. They don't want to watch. They're waiting for the gun. They're anticipating all kinds of emotion going on right now. Powell is in three. Bolt is in five. Blake is in seven. So some distance between those key runners. Set. Up they go. Powell is up well. Bolt has work to do. Powell is ahead of Bolt and the rest of the field. A stop for Powell. Blake comes forward on the outside. Johan Blake wins. Bolt looks to be second. Powell looks to be third. Johan Blake dismisses his team semi-final performance and dismisses the field in 9.72, the fastest time he has ever run. The world champion stamps his class on the 100-meter field in Jamaica. Johan Blake delivers the big one. Bolt is beaten. I think the stadium is in shock right now. The people, if you look at their faces, they cannot believe that Usain Bolt was just beaten in the national stadium. Again, he did not get a good start. His start has been bothering him all season. And we look here, Asafa Powell is ahead, looking really good. But Johan Blake, you're not seeing him right now on the screen. Here he comes on the right-hand side of the screen, really pushing forward. Usain really trying to get there, looking over to his left. But Johan Blake getting that win, and of course we saw 9.72 seconds. We're not sure again about the time, if it's correct or not, but if it is correct, that's an incredible run there from Johan Blake, and of course a personal best for him. Personal best and world leading to it would be. What a tremendous finish from Johan Blake. Powell weakens in the last 20 meters. Bolt comes and snatches second from him. But Johan Blake, who didn't look impressive at all in the semis, clocks 9.75, his fastest time ever, and he goes into the big times. And a lot of people are saying that he hasn't done anything, he hasn't passed 9.80, but of course, what a fabulous run there. I think Renee, I know that girl, Renee is saying what just happened a while ago. Of course, I think the national stadium is saying Usain Bolt, 9.86, of course, not his best time this season. Asafa Powell, 9.88. Michael Freita, 9.94. Oh my God, Nestor Carter, 10.01. And Kemar Bailey-Cole, 10 flat. There we go. A fantastic relay team there. Asafa Powell, I think the crowd is happy that we didn't see him pulling up with any groin injury or any injury whatsoever. And a fantastic run there from all three men. So racers stopping MVP. It's 1-2 for racers, 3-4 for MVP. Powell beaten into third spot. Bolt finishing fast, the stat second from him on the line. But Johan Blake, his top end speed is what won it for him. His last 40 meters explosive, and he got away from Bolt and snatched a brilliant victory here in a personal best time of 9.75 seconds. And of course, Asafa looked like he's having some discomfort right now. There's a physiotherapist, both ladies with him.
and I guess they're taking him back to possibly the physio room just to make sure that he's okay. But nevertheless, a third place for him, and he's on the team. That's for sure. So the top three, for most people, predictable, but certainly not in the order that we have now seen it, with Blake, Bolt, and Powell. Definitely not. I expected Usain to run this time. I said 9.72 for Usain Bolt. We saw 9.72 on the screen, but they rounded out to 9.75. Johan Blake winning the national championship. Usain Bolt not having the best start and getting second in that race. Usain Bolt there being hounded by reporters. Interesting to know exactly what his post-race comments are, but he looked, as we said, pretty untidy in the semi-finals earlier on this evening, and his effort tonight may be a little bit worrying to his coach.